Ciao e benvenuto a un nuovo video. Allora, oggi andiamo a testare tutti i mascara possibili e immaginabili del marchio Rimmel. Quindi tutti quelli che c'erano in commercio al momento, che sono andata in negozio, li ho presi e li ho testati per voi. Quindi sono quelli più famosi, più nuovi, più virali, più conosciuti, ma che io non avevo provato. E quindi li vediamo adesso. Il primo che vi mostro è questo, il Wonders Extension. Luxe Extension Effect Mascara, mascara effetto estensione, ciglia finte insomma, 11 ml, eccolo qui, colore Very Black, prezzo €15,99. Bellissimo il pack e questo è l'applicatore, particolare perché ha le setole tutte, aspettate che provo a pulirvelo un po'. Ecco fatto. Setole in silicone che vanno ad agguantare tutte le ciglia. Ma sarà davvero così? Vediamolo con la clip. Mascara Rimmel Wonder Extension. Allora, fuoriesce così. Tre passate, quattro passate. Allora, l'avete visto anche voi, c'è qualcosa che non quadra, perché la formula è molto fluida e dopo settimane dall'apertura la formula resta ancora molto fluida, che per questo tipo di setole in silicone così fitte e così sottili non è adatto, perché ogni passata ne lascia poco, ovviamente, ci vorrebbe quello in setole sintetiche, e allo stesso tempo, passata successiva, lo tira via, quindi tante tante passate, ma il risultato è sempre delicato, slavato, direi quasi. Non lo so, c'è qualcosa o nella formula o nell'applicatore che non quadra, perché non dà l'effetto che bello, carino, sì, per tutti i giorni, ma non dà l'effetto che promette. Andiamo avanti con questo, che è l'Extra 3D Lash, quindi effetto volume, lunghezza e definizione. È un 8 ml, è questo qui, 8 ml. Allora, c'è in negozio a 9,90 euro, però online è a 6,90 euro. Comunque un buon prezzo, a mio avviso. Ma andiamo a vedere come si comporta. Intanto l'applicatore, eccolo qui, tutto in silicone, con la particolarità di essere qui più piatto e qui più bombato. Comunque tutte setole molto sintetiche, silicone, piccoline, sottiline, è carino, cioè ok, vedete anche la formula, ecco qui, ne preleva poco, ma andiamo a vedere con la clip come si comporta. Mascara Extra 3D Lash di Rimmel, questo è l'applicatore, proviamolo. Le setole sono quasi un pettine, vediamo fin dove ci possiamo spingere. Tre passate, quattro passate. Vi avvicino. Secondo me con tre, molto bello.
Allora, avete visto che a differenza di quello che si pensava, questo applicatore è furbino perché va ad acchiappare tutte le ciglia con questo effetto, dalle più tutte quante, fa un bell'effetto, non è dei più wow sicuramente, ma fa un bell'effetto ed allo stesso tempo riesce ad alzarle perché le spingiamo verso l'alto. Non si sgretola, non crea grumi, non si incolla, non si appiccica. Il prezzo che ha, ottimo rapporto qualità-prezzo e assolutamente questo mi è piaciuto, assolutamente. Ma andiamo avanti perché l'altro mascara, questo è molto chiacchierato e quindi l'ho voluto provare. Allora, questo è le Kind e Free, mascara volume naturale e nutriente con base di burro di karité bio, contiene 99% di ingredienti di origine naturale. Tante cose, Made in Italy, 7 ml, quindi già meno degli altri, 15,49 € più degli altri. E questo qui, applicatore, e questo qui, classico, semplice. Immagino che il risultato sia tutta nella formula, perché qui è molto classico, ma noi, clip, e lo andiamo a vedere. Rimmel Mascara Kind e Free. Applicatore. Facciamo due passate. Ok, allora 3 e 4, come sempre. Dovuto pulire la zona. Allora. Il colore è bello nero, assolutamente, questo lo dice e questo lo fa. Effettivamente non va a spezzare le ciglia, non sento che le va a nutrire, ma non le va neanche a danneggiare. La formula è particolare, l'avete visto anche voi, cioè tende a sì, inglobare le ciglia, non so se è perché è pastosa, non so se è perché è fatta così da non andare ad seccare, ma sembra che non si asciuga mai del tutto. Mai del tutto. Allora, se facciamo così con le ciglia, ad esempio in questa mascara, così non va a macchiare, ok? Però durante il giorno ci troviamo i pezzetti, come se non si se non si asciugasse del tutto. Cioè, anche facendo così, viene via sia così. Beh, viene anche questo, a dire il vero, oppure con i pezzetti sotto c'è qualcosa che non mi quadra, che non funziona. C'è meno prodotto, costa di più, però no, andiamo avanti che è meglio. Andiamo avanti con questo che è le Extra Long Lash, lunghezza e definizione, sempre Extreme Black, sempre 8 ml, sempre classico classico. Questo viene 9,90 applicatore. Punta setole in silicone, molto piccole, molto sottili, molto molto fini, ma andiamo a vedere con la clip come si comporta. Mascara Rimmel Extra Long Lash. Applicatore. Proviamo. Ok, allora mi tiro avanti perché siete in una buca.
Allora, io non so se mi piacciono di più i mascara che costano meno, ma anche questo mi è piaciuto molto, come avete visto. Anche il tipo di applicatore, sinceramente, mi piace molto. Fa quello che promette, allunga da definizione, si può modulare, quindi tranquillamente è un risultato più naturale, comunque con un bel effetto nero, per ad esempio due passate per tutti i giorni. Noi vogliamo extra, oppure da ritoccare durante il giorno, oppure passare dal giorno alla sera. Solo sulle punte andiamo ad applicare, ecco, anche solo la punta del prodotto, solamente sulle punte e si vede la differenza, fa molto la lunghezza, non si sgretola, non cola. Per me è un bel effetto, per un mascara ad un buon prezzo, senza andare a cercare chissà dove il prezzo. Ma ora veniamo con l'ultimo mascara che è questo. Scandalace Volume on Demand, che è anche una novità, cioè era tra le novità. Scandalace Volume on Demand. Allora, 12 ml è questo qui. Il prezzo è di 9,90 euro, scusate, e quindi già ci piace. L'applicatore è in setole sintetiche fatto a clessidra. Ok, allora ultima clip e andiamo a vedere come si è comportato. Mascara Scandalace On Demand Volume, applicatore e lo proviamo. Ok, come al solito, 3 passate, 4 passate, solito test. Direi che 3 è l'effetto migliore, 4 eccediamo già. Allora, questo è un mascara da lavorare un pochino, non è bello intenso dalle prime passate e soprattutto questa formula un po' cremosa che va a fissarsi sulle ciglia si ha dopo averlo aperto da un po' di tempo. Subito è molto più fluido, come avete visto anche nella clip, quindi passate, seconda passata si porta via il prodotto e comunque è talmente sottili, come si dice, fitte, che va a portarlo via. Quindi subito è molto fluido, lo lasciate lì un pochino, diventa già più corposo, senza diventare però una crema, diventa un pochino più corposo e si stende bene. Un paio di passate, il risultato è abbastanza valido, non fa un grandissimo effetto allungante, ma effettivamente è un mascara volumizzante, quindi il volume lo dà dopo un po' che è aperto. Si va lavorato bene, stando attenti a non mettere troppo prodotto ogni volta, se no appesantisce, però l'effetto c'è, dura, se non si sgretola non si scioglie, ma la sera si va a rimuovere facilmente con lo struccante. Quindi devo dire che di tutti questi mascara che vi ho parlato, tutti quanti, si rimuovono bene con un olio o con un burro. Struccante bifasico bisogna lavorarli un pochino, quindi un olio o un burro è fatto molto prima. E questi, dato che ce l'ho in mano, sono i 6 mascara di Rimmel che ho testato nel periodo e che devo dire alcuni mi sono piaciuti, alcuni molto meno, ma così magari vi ho dato qualche informazione, qualche dettaglio utile. Non hanno un prezzo eccessivo e sicuramente magari in negozio con le offerte oppure online sono anche da provare e i miei preferiti comunque avete visto quali sono e perché no. E fatemi sapere quale vi è piaciuto di più, quale vi incuriosisce, quale avete provato e vi è piaciuto. Fatemi sapere tutto qua nell'info box e io come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!